possiamo osservare Millie molto più da vicino con il pulmino della biologia. Saltate su, lupetti! Sì! È ora di usare il raggio microscopico per... rimpicciolirci! Wow! Siamo minuscoli! Già, abbastanza piccoli da scoprire cos'è che rende Millie tanto borbottante. Ora, se guardate davanti a voi, potete osservare il cervello di Millie. Ogni volta che prova qualcosa, le sinapsi del suo cervello si accendono. Wow! Stando alla sua attività cognitiva, Millie sta facendo qualcosa di molto complesso. Adesso dove siamo? Adesso ci troviamo negli occhi di Millie. I gatti hanno una vista molto sviluppata per catturare le prede. E recettori nasali per fiutare le cose. E ovviamente corde vocali per fare le fusa. È buio qui! Oh, woof! Quelli cosa sono? Globuli rossi. Sono un po'... appiccicosi. Sì, servono a trasportare l'ossigeno nel corpo di Millie. Sì! E si muovono spinti dal cuore. E quando comincia ad agitarsi... il suo cuore batte più velocemente. E i suoi polmoni devono lavorare duramente per fornire più ossigeno al corpo. Ora comincia a riprendere fiato. C'è giusto il tempo per un'altra cosa. Un daghi abbraccio! Daghi abbraccio!